Ciao a tutti, oggi siamo a Napoli a fare una visita alla Napoli sotterranea. E in questo momento ci troviamo in un tipico basso napoletano, che è quell'abitazione piano, diciamo, piano strada, composta normalmente di una sola stanza. In questo caso abbiamo un'eccezione perché è un pochino più grande, forse evidentemente nasce dall'unione di due basi. Laura, appunto, Laura ci ha introdotto e ci ha accolto in questo basso. Un basso molto particolare, storico, in quanto nasconde un teatro di epoca romana, il cosiddetto Teatro di Nerone, che era il teatro più grande della città di Napoli, poteva contenere fino a 6.000 spettatori, ma la particolarità qual è? Che il teatro si trova sotto un letto, esattamente sotto una botola. Vediamo adesso, Laura ci fa vedere come si arriva, come si accede al teatro. Qualcosa di unico al mondo, vero? Non si è mai visto? È un unicum, in nessuna parte del mondo esiste un teatro sotto un letto, sotto una botola. Alziamo la botola e si scende sotto, venite a visitare il teatro di Nerone. Andiamo. E poi non è vero che i napoletani sono geniali, dai. Ma che genio, davvero. Quindi ci sono le scale. Guarda. È incredibile. Ed eccoci nei camerini del teatro di epoca romana. Qui gli attori si cambiavano da abito, di maschere, per salire poi sul palcoscenico, quindi era il backstage del teatro. Accidenti, Laura, quindi complimenti a voi che lo avete riscoperto. Ma grazie soprattutto al presidente dell'Associazione Napoli Sotterranea, il dottor Vincenzo Albertini, che ha reso possibile queste visite da più di 30 anni nel sottosuolo napoletano. Il genio, la curiosità dei napoletani l'ha portato a scoprire e poi ad essere i promotori di questa scoperta e portarla a livello internazionale. La scoperta delle città sotterranee. Sì. Che sono un po' lo scrigno della nostra storia, della nostra civiltà. Tutto parte da sotto e per poi risalire in superficie. È un viaggio che noi facciamo all'interno delle nostre città, all'interno della nostra storia. È incredibile poi immaginare che qui ci sia stato Nerone a cantare. Infatti i napoletani lo chiamano il teatro di Nerone perché si è esibito per ben 3 volte nella sua vita. Una di queste volte si racconta che durante la sua esibizione canora, mentre cantava, una violentissima scossa di terremoto colpisce la città di Napoli e lui blocca gli spettatori all'interno del teatro dicendo che non era altro che l'applauso degli dei per la sua performance, per la sua esibizione. In realtà la clac era la sua clac pagata. Erano ben 2.000 spettatori, 2.000 schiavi pagati per applaudirlo. E 2.000, però dicevi che il teatro poteva contenere 6.000 spettatori, secondo alcuni studiosi addirittura 8.000 spettatori. Quindi sta di fatto che questo teatro era più grande rispetto al teatro grande di Pompei. Quindi nel caso di Nerone si portò dietro, dicono gli scritti, circa 2000 schiavi e gli altri erano spettatori solo per farsi applaudire. un po' come in alcune trasmissioni televisive per alcune campagne elettorali per alcuni politici anche. Allora grazie mille ancora, grazie a voi, grazie.